Ciao a tutti, bentornati nel mio canale My Farm Project. Oggi parleremo ancora di quaglie, dato che è un argomento che vi interessa molto, e per la precisione parleremo dell'alimentazione delle quaglie. Allora, innanzitutto dobbiamo fare una piccola premessa. L'alimentazione delle galline è leggermente diversa da quelle delle nostre quaglie. Infatti quest'ultime hanno bisogno di una percentuale leggermente più alta di proteine. Detto questo, per scegliere l'alimentazione corretta dei nostri animali, secondo me bisogna vedere uno l'età di questo, appunto, ossia se è un pulcino, se è un pulcinotto, se è un animale maturo o meno. In base a questo sceglieremo appunto il mangime più opportuno. E in più dobbiamo capire lo scopo del nostro allevamento, cioè se vogliamo tenere delle quaglie per ricavarne delle uova oppure per ricavarne della carne. Quindi dobbiamo scegliere la razza, diciamo, più ovaiola oppure quella da ingrasso. Allora, detto questo, possiamo dire che l'80% dell'alimentazione delle quaglie consiste principalmente dai cereali come mais sbriciolato, orzo, avena, sorgo, eccetera eccetera, e il restante 20% è un'addizione in più che forniamo noi con contenuti organici vegetali, quindi come con frutta, verdura, e possiamo anche aggiungerci come supplemento in più di proteine anche degli insetti. Ok, detto questo, ci tenevo a farvi vedere il mangime che utilizzo personalmente, che è questo. Ormai lo sto testando già da un paio di mesi e mi trovo molto molto bene. È il mangime nostrale della Raggio di Sole, che molti di voi sicuramente conosceranno, ideato apposta per la selvaggina, come vedete qui. Quindi diciamo che questo mangime può essere utilizzato sia per i nostri volatili come delle quaglie, ma possiamo utilizzarlo anche con delle oche, con dei fagiani, con delle papere e delle anatre. Insomma, prendiamo questo ideato apposta per la categoria di appartenenza dei nostri animali, ovvero quelle della selvaggina. Questo mangime è molto specifico per loro, appunto. Cosa cambia? La differenza più netta e più evidente, appunto, è l'apporto proteico maggiore. Infatti, se leggiamo qui la scheda e l'analisi appunto delle componenti, c'è scritto che la proteina grezza è intorno al 24,50% e è molto alta rispetto a quella delle galline, all'alimentazione che do alle mie galline. Ecco, ora vi faccio vedere il contenuto all'interno del sacco con il mangime. Come vedete l'ho già utilizzato da un po', però ci tenevo a farvi vedere il contenuto. Come vedete, si presenta in questo modo, molto uniformemente. Il mangime si presenta spezzettato, non è molto fino, quindi secondo me è proprio ottimo. Io preferisco dare ai miei animali questo tipo di mangime anziché darlo troppo farinoso, ecco. Una cosa che ho notato riguardo il comportamento delle quaglie è che, a differenza delle galline che mangiano, diciamo, fino ad ingozzarsi, le quaglie diciamo che si controllano molto bene. Infatti non appena hanno finito di mangiare o sono sazie, finiscono e lasciano il mangime all'interno del contenitore, in questo caso di questa mangiatoia che ho costruito io. Eccola qui, le mangiatoie antispreco, che definisco io, perché le quaglie, diciamo, che hanno accessibilità alla mangiatoia, quindi al mangime all'interno, ma non così tanta da poterla anche buttare a terra, e questo secondo me è molto molto utile, anche se, come vi dicevo, il comportamento delle quaglie è leggermente migliore rispetto a quello delle galline, che solitamente tendono a sprecare molto molto mangime, cosa che cerco di evitare, appunto. Ecco qui, ora vi faccio vedere nel dettaglio le componenti del nostro mangime, della selvaggina, della Raggio di Sole. Come vedete, la percentuale più alta ovviamente è quella della proteina grezza. Seguono appunto i grassi grezzi, la fibra, e le ceneri, che sono molto importanti, il calcio, che ora vi dirò anche come lo somministro io, il fosforo, il sodio, la lisina e la metionina, come vedete. Questo mangime si chiama Fattoria Unico S della Raggio di Sole per selvaggina. Ecco qui, secondo me è uno dei migliori.
Ragazzi, ora vi dico, per la produzione delle uova, oltre a questo mangime, io mi assicuro di fornire ai nostri animali del calcio, del grit, in maniera aggiunta. Oltre a quello già presente nel mangime, io preferisco aggiungere un altro po', proprio perché vorrei evitare che le mie quaglie potrebbero avere successivamente problemi di ossa, quindi ossa molto deboli, proprio perché utilizzano molto molto calcio per la loro produzione. Quindi proprio per ottenere delle uova resistenti, duri, non fragili o molliciose, come potrebbe capitare se abbiamo degli animali che soffrono di carenza di calcio, ora vi faccio vedere cosa gli do. Come vi dicevo, per aiutare appunto le nostre quaglie ad avere una maggiore percentuale di calcio, io offro nella loro mangiatoia, oltre al mangime, distribuisco un po' di calcio grit. Questo grit, che ne parlavo anche su un video precedente inerente all'alimentazione delle mie galline, il grit secondo me è fondamentale sia per tutto il processo digestivo, ma soprattutto per le loro ossa, per la loro salute e per la produzione di questi ovetti. Come vi dicevo, io di solito riempendo la mangiatoia, dopo 2-3 sessole di mangime do una sessola intera di calcio grit, oppure potete mischiarlo tutto insieme e fornirlo omogeneamente, diciamo. Ok, finora abbiamo parlato di granaglie, cereali, mangime e grit, ma per il restante 20% dell'alimentazione delle nostre quaglie io utilizzo questa. Come vi dicevo all'inizio del video, è la materia organica vegetale, ossia la classica erba che potrete trovare sul campo comodamente, erba selvatica. Io delle volte glielo do addirittura con la radice e un po' di terra, proprio perché simulare maggiormente il loro habitat naturale. Purtroppo io non le allevo a terra o all'aperto come allevo le mie galline, quindi è mia premura fornire più elementi vegetali possibili da mettere all'interno del box. Quindi erba, utilizzo anche degli scarti del nostro orto, dei nostri ortaggi, come una foglia di cavolo, insalata, potete utilizzare le carote, i broccoli, qualsiasi scarto vegetale. In più aggiungo anche una parte che è la classica frutta, ossia i scarti di frutta. Per esempio qui abbiamo una buccia d'ananas, possiamo dare dei pezzi di fragola oppure dei pezzi di banana, insomma tutto quello che abbiamo a disposizione glielo possiamo dare alle nostre quaglie. Attenzione però, piccola premessa e raccomandazione: non tutto il cibo fa bene ai nostri animali, alle nostre quaglie. Infatti ci sono alcuni alimenti che risultano tossici per la loro salute, tra cui l'avocado, la caffeina, il cioccolato, cibi troppo salati o troppo dolci, il prezzemolo, anche, cioè addirittura chi dice, il pomodoro. E quindi io direi di sconsigliare l'utilizzo appunto di questi alimenti. Solitamente le quaglie sono abbastanza intelligenti da capire quali sono gli alimenti da mangiare e quali sono quelli da scartare. Quindi diciamo che se per sbaglio forniamo uno di questi alimenti, difficilmente loro li mangeranno, anzi tendenzialmente li scarteranno, e questo sarà proprio un segnale chiaro che questo cibo non dovrà più essere somministrato all'interno della loro alimentazione. Allora, come vi dicevo, è possibile fornire le nostre quaglie, dato che non riescono a razzolare e a procacciarsi, diciamo, del cibo nell'orto, comunque sia nel campo, io fornisco loro anche questi vermiciattoli, che sono appunto delle camole della farina. Ora ve li faccio vedere per intenderci. Io le tengo tutte all'interno di questo box proprio per la loro riproduzione, per darle principalmente ai pulcini e alle galline, ma capita molto spesso che gliele fornisco anche alle nostre quaglie, che ne vanno veramente pazze, e in più è un cibo molto grasso e molto ricco di proteine. Mi raccomando, fornitelo con dosaggio, insomma non fornitelo troppo in eccesso. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia utile per la corretta alimentazione delle vostre quaglie. Se avete consigli da darmi, scrivetemi qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!